Oggi siamo nel quartiere Bella Vista Ivrea, quartiere che venne costruito dall'Olivetti negli anni 50 per gli operai che lavoravano nella ditta. Ma il posto che stiamo per esplorare non è il quartiere. Si trova in una zona impervia di Ivrea, un'area naturale fatta di sentieri, boschi e colline, a pochi passi dal centro cittadino eporediese. Attenzione, non avvicinarsi alla torre, pericolo crolli. Quale torre? Forse è lì sopra. Eh sì. Oddio, che posto strano. Che posto strano. Non avevo idea di aver trovato l'unico edificio rimanente delle fortificazioni medievali di Ivrea. Eccoci qua. L'ingresso è facile. E guardate cosa abbiamo scoperto. Sembra essere un vecchio castello. Vedete questo spazio tutto intorno? Forse qui una volta c'era un castello, o era comunque lo spazio adibito a una fortezza. Da questa parte invece c'è una torre. Adesso proveremo a entrarci. E pensate, al centro di Ivrea c'è una torre del genere. Forse era un vecchio passaggio. In quel punto è molto pericolante. L'architettura utilizzata era di tipo francese, distaccandosi molto dalle altre torri nel canavese. Venne anche utilizzata in epoca napoleonica dalle truppe francesi come torre d'avvistamento. È chiuso? Non c'è niente a dire il vero, vedete? Si notano delle decorazioni. È tutto distrutto. In alto c'erano dei piani, esattamente due piani. Adesso proviamo a fare tutto il giro e diamo un'occhiata. Ci sono altre mura tutto intorno. Ho provato a metterle in sicurezza. Guardate che roba, incredibile. Volevo vedere da questa parte senza farci del male, però. La torre è stata fatta proprio su un precipizio, è stata costruita direttamente sulla roccia, sulla nuda roccia. Doveva essere una sorta di castello difensivo. Vedete qui? In questo punto c'era una stanza. Vediamo dall'altro lato. È cresciuto tutto intorno una vegetazione selvaggia. È ipotizzabile che l'abbandono sia avvenuto dopo il periodo napoleonico. Con la progressiva dismissione delle fortificazioni ancora esistenti ad Ivrea, oggi è uno degli elementi architettonici meno conosciuti di Ivrea, anche dagli stessi abitanti. Si notano delle finestre molto carine, vedete, che hanno murato persino quelle finestre là sopra. Secondo me un paio di anni fa era molto diverso, è comunque abbandonato da tanto tanto tempo, almeno 60 o anche 70 anni. È ipotizzabile che almeno fino agli anni 20 del 1900 la torre venisse utilizzata per qualche scopo a noi ignoto, ma non esistono nella maniera più assoluta informazioni. Abbiamo letteralmente tirato fuori qualcosa di estremamente affascinante e misterioso. Ivrea è una città fantastica, c'è sempre qualcosa di nuovo, in questo caso di vecchio, da scoprire.